Il lungomare di Sette ha fatto un miracolo, siamo riusciti a farci regalare due pezzi di focaccia da un genovese, da un fornaio genovese, una roba straordinaria, fatemelo dire da un genovese. Questa è Bocca d'Asso, questo borgo antico bellissimo, il più bello di Genova, dove i genovesi hanno nel fine settimana il contatto con il mare. Adesso andremo a toccare. Siamo sulla passeggiata di Nervi, una delle più belle passeggiate della Liguria. Abbiamo il mare alla nostra destra e di fronte un esempio di scempio, perché questo era un ristorante bellissimo, completamente abbandonato. Quando l'abbiamo preso noi era abbastanza distrutto perché c'era stata una mareggiata grossa. Non c'era quasi più niente, poi piano piano l'abbiamo rimessa a posto e lavorichiamo qua. Siamo molto fortunati. Cioè, venire a lavorare in un posto così direi che... Sono del Corriere della Sera, vogliamo farle... Vado a correre! Come avete visto, poco fa abbiamo incontrato Silvia Tofanin, la moglie di Pier Silvio Berlusconi. Era a pochi passi dalla villa dove loro praticamente abitano quasi tutto l'anno, all'altezza di Paraggi, cioè poco prima di Portofino. La baia di Paraggi, uno dei posti più esclusivi della Liguria. Qui fare un bagno costa salato come l'acqua che ci circonda in questo momento. Alla mia destra, lassù, c'è la villa di Berlusconi. Alle mie spalle una parata di yacht meravigliosi, alla mia sinistra il Carillon, che è uno dei locali più in. La particolarità di Paraggi è che ha quest'acqua verdissima perché riflette i boschi che circondano la baia e la sabbia rarissima nel Levante Ligure. Sì, Giorgio. Giorgio. Il maestro, veramente il maestro, sì. Sono l'ultimo dei moicani, l'ultimo, il più vecchio di tutti. Ah sì? Quello che ha visto tutto, sono qui dal 56. Ugo, il cognome è? Ripeto, io non sono nativo di qua, sono di Chiavari. Mio padre mi disse un giorno, scusa, a Portofino c'era un ragazzo di un garage, ci vuoi andare? Guardi, là non c'era niente, Chiavari la base. Allora, sto qui delle paste, sai? Quelle... Sì, sì, sì. Vengo subito. Di lì è la mia storia. Quando è più bello d'inverno? No, di... Vabbè, dai, d'inverno. È bello. Siamo 100 persone d'inverno. se lei cade, muore, non passa nessuno. Ah, sì. C'è qualche straniero che ha comprato qua? Abbiamo la duchessa. E chi è la duchessa? Chi è la duchessa? Westminster. La duchessa di Westminster. Ha comprato tutto, 3 case, una in affitto, ha messo il vino. Lui. Mi ha comprato tutto il vino, la duchessa ha salvato il monte, Dolce Gabbana ha salvato la penisola. Voi l'avete visto cosa ha fatto là? No, cosa ha fatto? Ha comprato un borgo di case, mi sta a posto tutto bene, piante, fiori, anche lui fa vino. Anche Dolce Gabbana sì, fa vino? Sì, fa vino, sì, non posso salvare. Sono stato, diciamo, l'inventore insieme a Briatore e Ambrosio del Twiga, questo locale, insieme a Marcello Lippi e alla Daniela Sessantanchè. Forti Armi è un posto dove tutti vogliono far vedere quello che hanno. E io ho sempre questo aneddoto mio che dico sempre che in mare c'è sempre la barca più lunga, perché te ce l'hai di 50 e quello 51, te ce l'hai di 100 e quello 101. Così uguale, Forti Armi. Perché è calato? Perché con la crisi che c'è, chiaramente poi con tutti gli studi di settore, puoi più venire con il Ferrari, perché sennò il casello dell'autostrada ti bloccano, non puoi venire più con il Maserati. E lì cosa è successo dalla parte italiana e straniera? Che hanno preso il sopravvento i russi.
non so stare senza te.